Solo un minuto, abbia pazienza, andiamo via su, andavo via subito. E io lì appunto, anche no, signora, un minuto suo è la vita mia, grazie. Solo un minuto e vado via. Tante, troppe volte questa frase risuona nella vita di un disabile mentre prova a camminare per strada, come tutti. Lorella Ronconi, battagliera poetessa e parte del coordinamento per l'handicap del comune di Grosseto, ha deciso di non doverla tollerare più. Quando torno indietro e gli scatto una foto col mio cellulare. Prendo sta foto, la metto sul mio profilo Facebook e scrivo solo un minuto. Nasce così una pagina Facebook che in un mese raccoglie oltre 4.000 mi piace e viaggia al ritmo di 120 post a settimana con denunce da tutta Italia, ma non solo. Dalla Cina, dall'Uruguay, dal Guatemala, comunque è bellissimo. È da qui che riparte adesso questa donna coraggiosa che nelle poche ore in cui riesce a stare seduta e uscire trova la forza anche di coltivare le proprie passioni tra cori gospel e catechismo insegnato ai bambini. Amo la vita e quindi quell'ora d'aria che mi rimane la ottimizzo impegnandomi per gli altri. Una condizione la sua, dettata da una malattia rara che prova a superare usando l'arma dell'ironia. Non sono rara, sono rarissima, sono unica e questa è una figata. Con un sogno. Un matrimonio, fare le cose da femmina, invece mi tocca. Mi tocca fare l'arrabbiata per le strade.